soprattutto per affrontare i temi di attualità. Marcello Sorgi, editorialista della Stampa, buongiorno innanzitutto e grazie di questi minuti. Buongiorno. Buongiorno, beh, partiamo dall'editoriale di questa mattina. Il titolo questa mattina è "I grillini processano Di Maio", l'apertura della Stampa, e poi subito la riflessione proprio di Sorgi, la precaria ripartenza del governo. Ecco, un po' in sintesi, senza togliere il piacere ai suoi lettori poi di andare ad approfondire, che cosa cerca di dire in questa precaria ripartenza? Ma metto insieme due eventi di ieri: il vertice di maggioranza che ha ribadito la volontà degli alleati di continuare con questo governo, e quella sorta di processo, di protesta dei deputati 5 Stelle contro Di Maio per la sconfitta in Umbria. Siccome Di Maio è il principale socio del governo e nel Parlamento attuale ha ancora la maggioranza relativa dei deputati, il fatto che sia contestato dà a questa ripartenza del governo appunto una base piuttosto precaria. Dottor Sorgi, torniamo poi anche alla stretta attualità di carattere politico, ma questa mattina è arrivata conferma di una notizia che già ieri sera si era ampiamente capito essere più che fondata. FCA, cioè Fiat, oltretutto abbiamo il piacere di avere con noi la Stampa ospite, è molto avanti nei colloqui con il gruppo con il gruppo Peugeot, Citroën ed Opel, gruppo francese. Anche da Parigi confermano, hanno confermato da Londra, dove ha sede FCA. Allora, fallita la strada Renault-Nissan, ormai ci siamo, sarà questo il tentativo per rendere ancora più grande FCA Chrysler, gruppo mondiale, la convince, non la convince? No, mi convince, penso che sia una strada obbligata, non da adesso ma da molti anni, cioè da quando la produzione di automobili richiede degli investimenti molto molto pesanti, che naturalmente hanno senso se sono fatti per mercati più grandi. Insomma, se io devo studiare un nuovo tipo di paraurti per 1 milione di veicoli è una cosa diversa che se lo devo studiare per 5, per 6 o per 7 milioni di veicoli. Da questo punto di vista la storia recente del gruppo FCA è una storia di concentrazione, nel senso che era la Fiat da sola, poi è diventata la Fiat Chrysler, dentro Fiat Chrysler c'è Jeep che è diventato il marchio più importante del gruppo, e poi ci sono stati diversi tentativi con General Motors, fu l'ultimo tentativo di Marchionne, non è riuscito; con Renault era praticamente riuscito quando si è messo di traverso il governo francese, e adesso con Peugeot è la stessa direzione di marcia. Peugeot, Citroën, Opel è un po' più piccola di Renault, Nissan, la somma dei due gruppi farebbe il quarto gruppo mondiale. Non è escluso che se questa concentrazione riuscirà, in seguito ce ne saranno altre, sempre a partire dal nucleo fondatore di FCA, Peugeot, Citroën. Si rischiano gruppi mondiali poi monopolisti in qualche modo, man mano si acquisiscono altre realtà. Pochi grandissimi gruppi, sì, si va in questa direzione. Credo che la direzione tendenza sia quella, cioè questa, come ci ricordava Sorgi. E invece, tornando al governo italiano, si dividono le realtà che sono per esempio andate insieme alle regionali umbre, già stato detto dal Movimento 5 Stelle, Emilia Romagna, Calabria, andiamo da soli. Che fanno gli altri? Che fa il PD? Che fa Renzi? Ma guardi, intanto è molto complicato applicare meccanicamente questa alleanza in tutte le regioni in cui si andrà a votare. Ricordiamo che da adesso alla fine del 2020 saranno 7 le regioni in cui si andrà a votare. Dico è complicato perché, come si è visto in Umbria, 6 5 Stelle sono il partito che ha denunciato lo scandalo sanitario che poi è costato al PD l'amministrazione della regione che deteneva da quasi 50 anni. Non può il giorno dopo allearsi, si vede già nel governo centrale. I 5 Stelle chiamavano il PD il partito di Bibbiano, riferendosi a quella storia terribile dei bambini tolti alle famiglie in quel paesino dell'Emilia, spesso senza ragioni o senza ragioni adeguate. Loro li chiamavano il partito di Bibbiano e sono finiti alleati con il partito di Bibbiano, con quello che consideravano il partito di Bibbiano. In Calabria non ne vogliono sapere gli elettori dei 5 Stelle. In Umbria si è visto che hanno preferito astenersi piuttosto che votare per l'alleanza. In Emilia il PD ha un presidente della regione
che ha avuto un certo successo, che ha governato bene. Ovviamente se si facesse l'alleanza, la prima testa che dovrebbe cadere sarebbe quella del presidente Bonaccini. Io dubito che il PD voglia rinunciare a un presidente della regione come Bonaccini. È più facile far l'accordo con Renzi in Emilia che non farlo con i 5 Stelle. Quindi ci sono delle difficoltà obiettive, diciamo, e probabilmente la costruzione di queste alleanze avrebbe richiesto molto più tempo che non il frettoloso assemblaggio a cui abbiamo assistito nel caso del Gumbio. Quindi cercheranno con grande difficoltà, per questo io dico precaria ripartenza, cercheranno con grande difficoltà di tenere insieme il governo centrale, e per quello che riguarda le regioni faranno di ogni caso un caso a parte. Nella speranza che nel frattempo si governi, poi se vorrà un altro giorno ne parliamo. Marcello Sorgi, grazie. No, perché sembra grazie così un dettaglio, un dettaglio. Non sì. Lo è. Buon lavoro, grazie a voi.